Ormai ci siamo, sta sempre più prendendo forma il Museo Rodari che sarà inaugurato il prossimo 23 ottobre. Abbiamo visto, insomma, che i lavori sono di fatto terminati. Sì, i lavori sono terminati, infatti stiamo lavorando oramai a preparare gli allestimenti che saranno pronti evidentemente per la data dell'inaugurazione. Il museo è un momento importante di questo progetto chiamato Umegna Creativa perché è l'elemento di partenza di quello che vorrà essere un museo a scala territoriale. Vogliamo fare in modo che all'interno del museo ci siano una serie di installazioni, di racconti dedicati a Rodari, alla città, che incuriosiscano però il visitatore e attraverso una serie di installazioni artistiche che stiamo realizzando lungo i percorsi cittadini, conducono il visitatore a scoprire la città stessa, i percorsi dedicati a Rodari, ma gli elementi significativi della città anche. Due filastrocche sono già state installate e accese nei scorsi giorni. Presto ci saranno anche delle sculture sotto Largo Cobianchi. Sì, il percorso delle parole luminose è il primo di questi esempi di percorsi artistici che vogliono condurre il visitatore in giro per la città. Abbiamo realizzato queste due poesie del Rodari nella versione luminosa che consentono di collegare il museo col centro della città e il centro città con la casa natale. Però al centro della città verranno poi installati tutta una serie di totem informativi e di sculture dedicate ai personaggi del Rodari, che attraverso anche l'installazione di QR code consentiranno al cittadino e al turista di sentirsi raccontare sia la storia dei personaggi, ma anche gli elementi salienti della città stessa.